Siamo con Manuela Brizio, vincitrice dell'edizione 2010 della Aosta Becca di Nona, seconda vittoria dopo quella del 2003, ma sicuramente questa è una delle vittorie più emozionanti nonostante i tanti titoli, perché un arrivo allo sprint in una gara femminile di Skyrunning non si era mai vista. No, raccontaci tutto. È sinceramente l'arrivo più bello, devo dire, che mi è mai capitato di fare in tutti questi anni che corro. Raffaella ha fatto una gara sempre avanti, sia sulla salita anche nella discesa, me la davano molto distante, qualcosa tipo un minuto e mezzo, chi mi diceva addirittura tre, comunque sta di fatto che io non la vedevo assolutamente. A metà discesa poi ho cominciato a vederla, ma era molto distante, ho provato a tirare giù il più possibile, gli sono praticamente arrivata alle spalle a pochissimi chilometri dall'arrivo. Siamo entrati all'ingresso del parco praticamente una dietro l'altra e ce la siamo giocata fino in fondo, fino all'ultima energia veramente, per un secondo, ma ce l'ho fatta. Beh, questa non è ancora il coronamento di un'altra grande stagione che ti ha visto partire come campionessa del mondo in carica di Skyrunning, e attualmente c'è ancora la finale del Kinabalu e il sentiero delle Grigne che ti vedranno protagonista per lottare per l'ennesima vittoria. Oggi è il coronamento del campionato italiano, sono qui appunto perché mi mancavano prova e con oggi ho terminato quello che è il campionato italiano e l'ho messo in bacheca anche questo. E adesso non mi resta che l'ultimo scoglio, che è quello più alto, quello più insidioso, quello più difficile, che è il campionato mondiale, con le due prove che tu hai appena ricordato, con le Grigne e la Malesia. E niente, speriamo che vi vada bene. E vabbè, comunque complimenti, anche una soddisfazione del movimento della corsa in montagna dello Skyrunning piemontese, perché abbiamo visto lo sprint da due atlete piemontesi che dominano. Cocciute piemontesi! Che dominano le gare, a volte arrivando davanti anche alla maggior parte dei maschi, e quindi è un motivo di orgoglio per tutti noi che corriamo. Grazie. E che vi seguiamo. Comunque. Grazie mille. Ciao. Ciao a tutti.